Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntatona dai colori di Retro Computing, speciale Texas Instruments TI-99, il primo home computer a 16 bit. Sì. In questa lunga puntata interamente dedicata al TI-99 ne approfondiremo ogni aspetto. Esploreremo il manuale utente del TI-99, esploreremo la CPU a 16 bit TMS 9900, esploreremo il manuale utente Texas Instruments del sistema di espansioni periferiche per il TI-99. Esploreremo poi due libri sul TI-99, Home Computer TI-99 Basic Esteso, libro in italiano della Jackson sul TI-99, alla scoperta del TI-99, manuale d'uso, libro in italiano della Jackson. Vi ricordo che per poter scaricare tutte queste risorse che andremo a visionare, il link li trovate in descrizione. Inoltre, dato che il podcast è molto lungo, se vorrete lo potrete anche navigare utilizzando, diciamo, il minutaggio, quindi sugli argomenti. Questo è un grande speciale, un doveroso tributo storico al Texas Instruments TI-99, il primo home computer a 16 bit diffuso prevalentemente in USA, sconosciuto o quasi in Italia perché molto costoso. Il TI-99 morì affogato tra il 1981 e il 1984, con le aggressive politiche commerciali di Commodore. Basta ricordare che il VIC-20 costava più o meno all'incirca sul mercato americano come il 50% del prezzo di vendita del TI-99. Poi, quando uscì il Commodore 64, questo prezzava sul mercato americano pari a un prezzo tra il 30% e il 25% del prezzo di vendita del TI-99. Per cui il TI-99, per quanto home computer a 16 bit, morì affogato. Attenzione, del Texas Instruments TI-99 ne ho già parlato brevemente in un podcast relativo agli home computer in USA. Il link del podcast lo trovate in descrizione. IMSAI 8080, Texas Instruments TI-99, Atari 800. Questo è un podcast molto lungo, interamente dedicato appunto al TI-99. Un tributo storico che doveva essere fatto perché fu il primo appunto home computer diffuso tra il 1981 e il 1984, CPU a 16 bit. Il prossimo computer a 16 bit lo vedremo nel lontanissimo 1988 per mano della Apple, con l'Apple II GS con un microprocessore a 16 bit. Quindi, per fare il conto, nel 1981 c'era già praticamente un computer a 16 bit, poi fu affogato da tutti i computer a 8 bit. I computer a 16 bit rispuntarono soltanto nel 1988, 7 anni dopo. Quindi una macchina che, perlomeno dal punto di vista dell'accumulatore, era già a 16 bit, era già 7 anni avanti rispetto ai competitor. Quindi, ragione per cui uno spazio storico a questa macchina doveva essere fatta. Il podcast è molto lungo, tuffiamoci a bomba senza perdere ulteriore tempo. Texas Instruments TI-99, manuale utente guida all'uso. Questo è quello che trovavano sostanzialmente gli utenti della Texas Instruments quando si accattavano questo computer. Lo vedremo a doppia pagina, è di 82 pagine per fare prima. Andiamo a vedere che cosa c'era in questo, praticamente, questo manuale della Texas Instruments dedicato ai propri utenti. Dunque, benvenuti nell'home computing. Come iniziare? Incominciare, diciamo, a prendere contatto con i tasti periferiche per espandere il tuo sistema, il software, la rete di computer, potenzialmente. Eccoci qua. Welcome to home computing. Qui si spiegava praticamente i tasti, funzione della tastiera. A doppia pagina, così il manuale obiettivamente rende meglio perché permette, diciamo, di vedere a colpo d'occhio proprio esattamente quello che avrebbero visto e che videro, diciamo, gli utenti della Texas Instruments TI-99
americani prevalentemente, perché questo computer risulta praticamente quasi sconosciuto in Italia, costava tantissimo, non se l'accattò a nessuno, nonostante fosse a 16 bit. I vari tasti, alfa lock, lo shift, tasti funzione, i numeri con doppia funzione. Ricordo che già i numeri con doppia funzione erano già una cosa piuttosto evoluta, perché si pensi al PET che aveva la tastiera, oltre che schifosa, la prima versione, quella successiva, i tasti erano monofunzione. E anche su Apple II i tasti erano monofunzione, perché c'erano solo le maiuscole. E quindi già c'era una qualche evoluzione superiore. Si vedremo i tasti bifunzione sostanzialmente sia sull'Atari 400, che comunque c'aveva una tastiera a membrana nulla a che vedere con quella dell'Atari, con quella del T99, quanto sul Commodore 64 e anche il VIC-20, i tasti bifunzione, ma con 5K non ci si faceva nulla. Dal punto di vista delle tastiere, Commodore VIC-20 e Commodore 64 furono sempre avanti, al pari sostanzialmente del Texas Instruments T99, con tasti bifunzione. Eccolo qua, era essenzialmente un computer chiuso. Al piano terra c'era praticamente la scheda madre, sopra c'era la tastiera con un, e qui c'era un buco vuoto da ficcarci eventualmente cartucce. Qui c'era praticamente la presa per, se non ricordo male, per il joystick, e qui dietro c'erano alcuni spinotti che si potevano aprire l'uscita per il video e l'alimentazione. E poi c'era l'aggeggio per agguantarsi alle periferiche di espansione. Questo poi ne parleremo successivamente, perché sostanzialmente la parte della gestione delle comunicazioni esterne veniva tutta dedicata ad un case esterno, in cui se un osservatore esterno del XXI secolo avesse guardato il T99 avrebbe immaginato che la scheda madre sarebbe stata nel grosso case esterno. Invece no, era sostanzialmente sotto la tastiera. Il grosso case esterno conteneva numerosi slot solo per l'espansione, quindi gli slot risiedevano in un case esterno. La scheda madre era sotto ad architettura chiusa, che però poteva essere agevolmente quindi trasformata, questo computer, in un'architettura aperta. Quindi nato come un computer chiuso, poteva essere trasformato in un computer ad architettura aperta. Quindi non era un computer ad architettura aperta, ma lo poteva diventare, quindi lo potremmo definire come un computer ad architettura semi aperta, nel senso, quando lo compravi ad architettura chiusa, se lo volevi potenziare compravi il case con le slot di espansione e la macchina diventava immediatamente ad architettura aperta, come Apple II, Apple II Plus ed Apple II, e come Apple II GS. Eccolo qui, questo era praticamente colpo a colpo d'occhio il Texas Instruments T99, alimentatore esterno proprio come il Commodore 64, la scatolina da agganciare al televisore, quindi non era necessario acquistare un monitor, a parte si poteva adoperare la televisione a colori di casa. Si agganciava qui e poi c'era lo spinotto quindi di alimentazione, e qui c'era già tutto, e poi ovviamente andava attaccato praticamente qua dietro, c'era uno spinotto per il registratore. Una tastiera che era una tastiera QWERTY dignitosa, non c'era il tastierino, però c'erano i numeri a doppia qui in alto a tutti gli aspetti, molto compatta. C'era lo shift, il return era un po' piccolino, a dire la verità, non era proprio veramente ergonomica. Quella del return del VIC-20 del Commodore 64 era un tasto più grande, il tasto del return era un tasto importante, qui l'avevano fatto piccolo, un po' strano, avrebbero potuto farlo un po' più grande, perché si guarda qui nella tastiera, se spostavano questo un po' più in qua, questo spazio qui lo potevano adoperare per di qua, e quindi facendo slittare un pochino verso sinistra la tastiera, il tasto enter avrebbe potuto diventare un po' più grosso, oppure di una forma magari ad L fatto così, più grande in basso con un pochino in alto. Comunque la ingegnerizzarono così, una bella tasta, tasto spaziatrice ben definito. Poi c'erano degli shift ai lati destra e sinistra, e quindi veramente una tastiera molto compatta con un retro un po' piccolino,
ma era diciamo ergonomica la tastiera a tutti gli effetti, nulla a che spartire. Questo c'è nulla a che spartire con la board di tastiera del Sinclair ZX Spectrum nella versione calcolatrice scientifica. Cosa c'era qui nel manuale? Ecco, si agganciava vicco, ta ta ta, come attaccare, ecco, si attaccava vi pa pa con l'adattatore e poi si attaccava praticamente all'antenna della televisione, al modulatore. Qui si attaccava eventualmente al cavo se uno si comprava il monitor, il aggeggino del registratore, un qualsiasi tipo di registratore, non era obbligatorio comprare un registratore della Texas Instruments, bastava un qualsiasi registratore purché fosse stato dotato ovviamente di un contatore. E poi qui avevamo altre prese, prese audio e video, diciamo eventualmente da attaccare con altri tipi di uscite. Poi vediamo un po', troubleshooting, ok, qui si ritorna come i vari tasti funzionano, il tasto delete, qui e quell'altro, che quindi potevano venire attivati con varie combinazioni di tasti. Poi let's get started, qui si incomincia a vedere che era a colori. I tasti, diciamo screen 1 e screen 2, per far vedere un po' cos'era, cosa faceva. Il tasto enter un po' piccolino, l'abbiamo già detto, un po' piccolino, un po' mal posto, decisamente un po' mal posto, ma comunque non era proprio irraggiungibile. Il resto della tastiera era ergonomico. La barra spaziatrice, gli altri tasti lettera, l'alfa lock key, tasti shift, tasti funzione, freccia destra e freccia sinistra. I vari controlli, diciamo, con i numeri per attivare il tasto delete, il tasto function, e questo era quanto veniva praticamente spiegato. Io qui vado veloce, clear function, key to begin, altri tasti funzione che venivano spiegati, slash, un minimo di programmazione. Ecco, qui veniva dato un minimo di programmazione, ma però poi dopo il manuale te lo dovevi comprare. Infatti poi andremo a vedere alcuni comandi basici. Qui non, questo manuale riprende un po' la filosofia di quello che sarà il manuale di Apple 2 e Apple 2C, in cui praticamente c'era po' nulla. Ecco, diciamo, il manuale della Texas Instruments ha fatto da ispirazione ai manuali Apple 2 e Apple 2C, dove non c'era praticamente una mazza. Possibilità di mettere i disk drive, i joystick, metterci monitor, eventualmente anche i monitor della Commodore, utilizzare stampanti. Ecco, e questo è il Memory Expansion. Qui era il case, un grosso case con, diciamo, molti slot da comprare, da collegare al computer con lo spinotto, e poi ci si poteva potenziare il computer mettendoci per esempio il disk drive, eventualmente un disco rigido, collegarlo alle stampanti, oppure eventualmente schede di potenziamento e espansione di memoria o di digitalizzazione o qualche cosa. Però, diciamo, morì affogato, e quindi questo case non fu poi molto sfruttato dagli utenti. Fu acquistato in modo marginale, perché il grosso degli utenti utilizzarono il computer in modalità chiusa, solo una piccola parte degli utenti si acquistarono questo case. Sintetizzatore vocale, la possibilità di agganciarsi un modem. Qui venivano spiegati un po' i passi, cosa fare. Una rete di computer a cui agganciarsi. C'erano già in alcuni stati americani qualche cosa da fare, quindi una proto internet, non era proprio internet, qualche cosa di simile, forse probabilmente era un BBS o qualcosa di simile. E poi niente, questo è quanto. Come si è visto, questo manuale estremamente scarno di 82 pagine spiega come la tastiera, come agganciarlo e cosa poterci mettere. Passiamo oltre. Dunque, la vera perla del T99 era il microprocessore, un Texas Instruments TMS 9900 da 3 MHz. Qual era la sua architettura? Era un microprocessore a 16 bit, internamente composto da 3 registri a 16 bit, program counter a 16 bit, il workspace pointer register a 16 bit, status register a 16 bit. Ora, il program counter era il contatore di programma a 16 bit, simile al program counter del 6502, quindi il bus indirizzi erano a 16 bit.
Però, udite, 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 il Workspace Pointer Register, che era poi l'accumulatore, era a 16 bit con un bus dati a 16 bit. Una perla di microprocessore per l'epoca, che era appunto il 1976. Il TMS 9009 a 3 MHz aveva il bus dati doppio, la frequenza tripla del 6502 ed era praticamente un doppio dello Zilog. L'assembler del TMS 9009 aveva 69 istruzioni e tranne alcune poche istruzioni che prevedevano un indirizzamento ben specifico, tutte le altre istruzioni assembler del TMS 9009 potevano essere usate con qualsiasi tipo di indirizzamento. Purtroppo le DRAM, ossia le memorie RAM dell'epoca, erano tutte ad 8 bit. Nonostante il bus dati del TMS 9009 fosse a 16 bit, per cui l'afflusso dei dati dalla RAM all'accumulatore e dall'accumulatore alla RAM era dimezzata a causa del fatto che appunto c'era una diversità tra accumulatore a 16 bit e bus dati a 16 bit, ma la RAM erano ad 8 bit. Per intendersi, per archiviare un dato in accumulatore espresso a 16 bit, pur transitando questo su un bus dati a 16 bit, il dato a 16 bit finiva archiviato in due celle di memoria contigue ad 8 bit, perché le RAM erano ad 8 bit. Poiché le RAM erano ad 8 bit, il contatore di programma a 16 bit poteva indirizzare linearmente solo 64k, come le CPU ad 8 bit. Se le DRAM invece ad 8 bit fossero state a 16 bit con il bus dati e l'accumulatore, entrambe a 16 bit, allora il TMS 9009 sarebbe stato capace di indirizzare linearmente 2 alla 16 combinazioni, il cui risultato va poi moltiplicato per 16 bit, pari quindi a 1.048.576 bit. Dividete per 8, dividete per 1024, trovate 128 KB. Texas Instrument T99 Home Computer Peripheral Expansion System. Questo era il manuale sistema di espansione per le periferiche del cassone esterno che si poteva agganciare al T99, trasformando l'architettura chiusa del Texas Instrument T99 in un'architettura aperta. Quindi la macchina era essenzialmente chiusa, ma con questa con questo hardware esterno si trasformava la macchina in architettura aperta. Di conseguenza, nel suo complesso, il Texas Instruments T99 lo potremmo definire come un home computer ad architettura semi aperta. Andiamo a vedere questo manualetto di 26 pagine cosa c'era. Eccolo qua. Peripheral Expansion System, un grosso cassone orizzontale che, se fosse stato girato di 90 gradi, avrebbe odorato di tower. Cosa c'era? C'era un disk drive grossissimo, quelli da 8 pollici e passa. Poi c'erano gli slot dove ci si poteva mettere espansioni o varie interfacce. Qui viene spiegato praticamente il ruolo, praticamente di cosa c'era dentro. E qui cosa c'era? Qui metterci l'aggeggi per le stampanti, i vari cose, e qui spiegava praticamente come sfruttare, diciamo, gli slot di espansione esterni dentro questo voluminoso case di metallico esterno su cui risiedevano praticamente le slot. Poi c'era un alimentatore e poi un cavo che collegava praticamente gli slot al computer, il bus dati. Eccoli qua, questo è in versione Deutschlander, la stessa cosa. Questa è in versione francese. Questo sistema di espansione delle periferiche è in versione italiana. Qui viene spiegato cos'è, con le istruzioni per il montaggio, con vari aggeggi, le special street, l'aggeggio da ficcare, via dicendo. Ecco, quindi praticamente questo in francese, non c'è praticamente nient'altro tranne che sostanzialmente la breve spiegazione di come montare la periferica. Ed eccoci al primo libro del gruppo editoriale Jackson sul computer Texas Instruments T99 Basic, esteso per TMS 9900. Il link per scaricare questo libro, quanto il prossimo e quanto tutta la documentazione che avete visto in questo, diciamo, lungo filmato, il link lo trovate in descrizione.
andiamo a bomba a vedere praticamente questo manuale di 197 pagine per annusare in italiano com'era questo Basic esteso per il computer Texas Instruments T99. Dunque, andiamo un po', lo guardiamo a doppia pagina così faremo prima. L'home computer T99, programmando in T-Basic, il T-Basic esteso, il TMS9009, programmi per il T99 e poi una serie di appendici sulla porta seriale, organizzazione della memoria, codici, messaggi di errore, schermi e quant'altro. Ce lo guarderemo tutto. Ok, prima di cominciare il computer T99, eccolo qua, qui veniamo messo sotto disegno, eccoci qua, niente di particolare. Caratteristiche del computer: c'è un microprocessore T9009 appunto a 16 bit che lo rendeva particolarmente differente rispetto a tutti gli altri. Con praticamente ci aveva di RAM, c'aveva 32k, memoria interna di 16k, poteva fino a 48k o 32k, diciamo, dipende dalle versioni. Costosissimo comunque. Ok, periferiche di interfacce, come poteva essere gestita la cosa, ecco, si passava necessariamente appunto dal grosso case esterno con un disk drive a cui metterci disk drive da 8 pollici, quelli grossissimi, decisamente ingombrante, ma comunque. Poi, programmando in T-Basic, qui utilizziamo eccoci qua, i tasti di iscrizione dei tasti funzioni, che questo l'avevamo già ritrovato nel manuale utente, comandi del sistema operativo che era interno. E poi veniamo un po', questi erano i vari comandi del sistema operativo, variabili tipo e formato, e quindi niente da classico Basic, quindi i vettori, le matrici, stringhe e numeri reali, istruzioni di input e di output, istruzioni di controllo. C'erano già con diagrammi di flusso, quindi già un bel manualetto in cui veniva spiegata la relativa procedura con i vari comandi. Ok, qui vari esempi di programmazione, sottoprogrammi per i colori, GoSub, CalClear e vari sottoprogrammi per grafica e giochi. C'erano parecchi esempi di programmazione, grafica in alta risoluzione, $49,152 a 16 colori, per un totale, quindi 768 punti dello schermo. E poi veniamo un po', funzioni aritmetiche, gestione di file, consigli pratici, il T-Basic esteso, ok, comandi del sistema operativo, istruzioni, link per andare a scaricare questo manuale lo trovate in descrizione, sottoprogrammi per i giochi, consigli pratici, TMS 9009, ecco, architettura del TMS, eccoci qua. C'erano appunto il contatore di programma e lo status register e poi praticamente il workbench con lo status praticamente 3 registri a 16 bit, program counter 16 bit, registri interni tutti a 16 bit, status register, program counter, poi c'era il workspace pointer. Workspace pointer era l'accumulatore. Status register era questo qua, non tutti i 16 bit dello status register erano utilizzati, chiaramente, e il program counter era quello per l'indirizzamento. Modi di indirizzamento, bel manuale in cui vengono spiegati tutta la relativa architettura con, diciamo, il set di istruzioni, addirittura, belle. Un ottimo manuale, link lo trovate in descrizione per andare a ricordare. Ecco, appunto, c'era il fatto che il bus dati era 16 bit ma le memorie erano 8 bit, di conseguenza l'accumulatore
la roba che stava dentro il workspace si andava a splittare su due locazioni contigue. Chiaramente programma PLT 99.4, word processing 32k unità dischi, stampante interfaccia RS232, modulo SS assemble. Questo è il word processor. Istogrammi, programma, costruzione di caratteri, diate vari programmi. Strano che diciamo qui non ci fosse stata allegata diciamo una cassetta, che magari nel 77 ancora andavano le cassette invece che mettere gli stati, anche se non sono particolarmente lunghi e poi da scrivere, però insomma scrivere tutta questa roba un po' vi ci voglio. Porta seriale, organizzazione della memoria, eccola qua, la CPU, vediamo un po', arriva fino praticamente a 64k. Questo perché praticamente il program counter era 16 bit con memoria ad 8 bit. Se fosse state le memorie a 16 bit come l'accumulatore, dato che il bus dati era a 16 bit, il microprocessore TMS 9009 avrebbe potuto indirizzare linearmente 128k, quindi il doppio, però era dimezzato per il fatto che praticamente le memorie avevano memoria 8 bit e non memoria 16 bit come il contatore, come il pardon, l'accumulatore. Sintesi delle routine di utilità e sottoprogrammi, assemble, sintesi di istruzioni e pseudo istruzioni in assemble. Qui c'è tutta la diciamo le istruzioni in assemble TMS 9009, bel manuale, un po' contratto ma comunque c'è tutto, codici caratteri, asci, messaggi di errore, pedinatura, architettura e caratteristiche del TMS 9009, decisamente un bel microprocessore con bus dati e indirizzi a 16 bit, tanta roba per 1977, ovviamente tanta roba. Descrizione dei pin, T99 schema blocchi, T99 schema blocchi che contiene messaggi di errore di BASIC esteso, un appendice, bibliografia, un po' di pubblicità. Ecco, e abbiamo guardato questo libro della Jackson, l'Home Computer T99 BASIC esteso e anche sul TMS 9009. Io ve lo consiglio, questo da scaricare e da ricordare, perché indubbiamente c'è anche l'assembler relativo al microprocessore con tutta l'architettura del TMS 9009, quindi un ottimo libro, d'altronde del gruppo editoriale Jackson, un marchio, una qualità. Passiamo oltre alla scoperta del T99 manuale d'uso Texas Instrument, però questo è un libro del gruppo editoriale Jackson, sono 168 pagine, lo guarderemo anche questo rapidamente in doppia vista per fare prima. Il link per scaricare questo manuale quanto quell'altro e tutte le altre documentazioni che avete visto in questo lunghissimo speciale sul Texas Instrument T99 le trovate in descrizione. Ok, andiamo a bomba, vediamo un po' cosa c'era alla scoperta del T99. Installate tutto, ecco, e qui si spiegava praticamente come mettere la roba, agganciare il televisore, ta 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 e via dicendo. Accendete il sistema, qui c'era lo spazio per inserire eventuali cartucce o espansioni di memoria. Cosa c'è? Generalità, elementi di programmazione, comandi e istruzioni basic, che praticamente vediamo che poi le vedremo, c'era un if molto evoluto, if then else, quindi un if con una else, quindi superiore praticamente a Apple Soft e anche a vari altri basic. E poi messaggi di errore, programmi applicativi, terminologia e differenze, quindi praticamente c'è sostanzialmente la presentazione della macchina, come accenderla, l'utilizzo della tastiera, espansione del sistema, cosa metterci,
il registratore memoria esterna. Vediamo se qui parla del bussolone esterno. Elementi di programmazione, forse probabilmente in Italia era già costoso così, non fu venduto, suppongo, il bussolone esterno. Comando istruzioni T-Basic, informazioni di carattere generale, e ok, e poi incominciamo numeri di linea, costanti numeriche, costanti alfanumeriche, variabili, parole riservate. Eccolo qui, questo è tutto il basic del T99. Si vede che è un basic tradizionale, personalizzato, diciamo, con grafica e un po' di sonoro, perché questo c'aveva il chip sonoro, e poi praticamente con una if evoluta. Espressioni numeriche. Era una bella macchina per l'epoca, decisamente una gran bella macchina. Anche chiusa, magari se fosse stata portata con un'espansione a 64k o 128k. Però credo non più di 64k, credo che la potesse gestire, a causa del fatto che le RAM erano ad 8 bit. If then else, quindi una bella if. If for next input. Qui c'è praticamente tutto il basic. Il link per scaricare questo manuale, avere sotto mano il basic del Texas Instrument, link lo trovate in descrizione. Il programma sound key, poi di programmi matematici. Qui c'era tutto il basic con le funzioni matematiche del sistema operativo mescolato un po' tutto insieme: matrici, vettori, sottoprogrammi, gosub, return. A notare che c'era anche spiegato il concetto con un piccolo esempio, quindi un bel manuale fatto bene, direi. Messaggi di errore dal sistema operativo e dal basic, un po' di listatini, gruco mosaico, gioco dei numeri, pallina che rimbalza, estratto conto, giochi e grafici, un, diciamo, terminologia e definizioni con un glossario di termini, e poi siamo arrivati praticamente alla fine. Costava 16.000 lire. Ok, per questa puntata è tutto, abbiamo esplorato tutto quello che c'è da esplorare sul Texas Instruments T99, il primo praticamente home computer a 16 bit. Per questa lunghissima puntatona è tutto, un salutone, ciao, alla prossima!